In questo video in cui faccio vedere la meccanica della CR10 vorrei passarvi un concetto fondamentale. In questo video in cui faccio vedere la meccanica della CR10 vorrei passarvi un concetto fondamentale che molti produttori di stampanti 3D o comunque molte persone che fanno business sulla stampa 3D non dicono, che le uniche due componenti, le uniche due parti della stampante 3D che è soggetta ad usura sono il blocco hot end, che è la parte che scalda, e l'estrusore, che è la parte che spinge dentro il filo, o comunque trascina dentro. La parte chiamata estrusore si usura e si rovina perché? Perché a furia di girare il componente si usura, primo motivo. Secondo motivo è che magari ho calibrato male il piano di stampa o magari ho fatto delle stampe molto veloci, il filo si è smangiato un po', cioè si è sgretolato e nelle fessure del mio ingranaggio che trascina il filo c'è della polvere. C'è della polvere o ci sono dei residui che rendono più piatta la vite di trazione. Nell'estrusore c'è un ingranaggio che trascina il filo, io la chiamo anche vite di trazione, perché al posto che avere un ingranaggio io avevo delle viti. Delle viti che erano messe su un ingranaggio e chiuse da un dado. Molti tendono a farvi cambiare il componente intero, cioè tutto l'estrusore. Invece io vi dico cambiate solo o l'ingranaggio o la vite di trazione. Ancora meglio tenetela pulita. Se per esempio stampate PETG con carbonio, che io faccio molto, la componentistica, vi si usurerà molto la vite di trazione, quindi dovrete trovare una soluzione o continuare a cambiarle. Vediamo l'ultima CR che mi è arrivata, aveva lo schermo touch, eccolo qua. Diciamo che a me il touch non piace molto, ma la cosa positiva è che tutto funziona correttamente. Alcuni comandi in più sono molto utili, molto veloce e quindi funziona bene, ha ancora l'SD card laterale grossa. Poi è presente il sensore di fine filo, noi lo teniamo smontato con dentro un po' di filo, tanto siamo sempre in laboratorio. Quando non rileva più il filamento, la stampante si ferma. Lateralmente vediamo che ci sono dei cuscinetti che scorrono sopra i profili, dei cuscinetti anche che scorrono sopra i profili dell'asse X, mentre quelli che abbiamo visto prima dell'asse Z, che portano in alto e in basso. Questo invece porta il carrello estrusore a sinistra a destra. Sono sempre due cuscinetti, uno sopra l'altro, che in battuta sul profilo scorrono. Stessa cosa l'asse Y. L'abbiamo visto prima in un altro video che ci sono sempre sotto dei cuscinetti che scorrono sempre sui profili. Uno a sinistra e uno a destra. È importante capire oggi alcuni concetti perché fra un po' non li potrete più capire. Alcuni passaggi, alcuni concetti, alcuni funzionamenti della stampa 3D, quando le case produttrici di stampanti 3D e quindi le stampanti 3D saranno più avanzate, più tecnologiche, alcuni passaggi non li saprete neanche. Magari non saprete come fa il filo a passare, magari non sapete come si muove l'asse perché è tutto coperto e conoscerete molto meno i prodotti. Conoscerete molto meno i prodotti e ovviamente vi faranno pagare di più. O comunque, come si dice qua, vi stoccheranno di più. Più la stampante aperta, tipo le Prusa o comunque le RepRap in generale, e
meglio è per voi. Imparate alcune cose che in futuro vi nasconderanno. Il concetto che una persona può costruirsi una stampante 3D in casa è molto molto interessante ed è molto utile per chi la usa, perché alcuni non possono permettersi magari 1000 euro di spesa o 500 euro di spesa per una stampante 3D normale e quindi potrebbero farsi tagliare i pezzi o tagliarsi i pezzi, assemblare la stampante 3D, mettere sotto Arduino con la RAM, fare tutto il cablaggio e far partire le stampe senza dover dipendere da qualche casa che costruisce stampanti 3D. Le stampanti 3D si possono quindi anche costruire in casa e ci sono moltissimi progetti online. Molti progetti online e tante volte con della componentistica che si trova senza grossi problemi. Questo qua è la parte più pesante da trascinare. Infatti molte componenti, praticamente tutte della CR10, sono fatte con metallo o con componenti comunque molto più resistenti. Per esempio le Evo montano delle cose autostampate, perché sul piccolo formato ci sono meno, c'è meno peso da trasportare, ma invece c'è più peso da trasportare, componentistica molto più pesante. Infatti sono tutte cose profilate in alluminio e eventualmente dei pezzi in ferro. Vedete che anche la piastra che sostiene il vetro e il piano riscaldato è molto molto stagna, molto potente, e soprattutto ha due agganci, uno a destra e uno a sinistra, piuttosto che uno centrale. Come mai prendere questo tipo di stampanti? Questo tipo di stampanti è molto molto utile per fare oggetti grossi. Oggetti grossi non velocemente, quindi un po' lentamente, ci sono stampe che durano anche 3-4 giorni, ma il concetto è che tu puoi stampare un pezzo grosso non investendo questa grande cifra. Si parla di 2-3 mila euro come investimenti iniziali fra stampanti e formazione. Noi facciamo formazione, questa è una pubblicità personale, io faccio formazione, rivendo stampanti e in più formo l'azienda, l'artigiano o il cliente ad utilizzarla per il suo scopo. Fatta la formazione iniziale e avviato il processo nel modo giusto, diventerà un po' tutto automatico e anche voi o anche la persona che si rivolge a me sarà in grado di utilizzare le stampanti come noi. Noi abbiamo molta esperienza, nel senso che sono 3 anni che stampiamo costantemente, abbiamo accumulato una quindicina di stampanti 3D e sappiamo quali sono le mosse da fare per far sì che la stampante, quando serve, ci sia e lavori, e poi tenerla accesa il più tempo possibile, perché la stampante, se va, è un buon segno. Parte numero uno della stampante 3D a cui fare manutenzione: estrusore. Controllare che sia sempre pulito, controllare che la tensione del cuscinetto sia sempre buona. Il cuscinetto deve essere in pressione contro la vite di trazione e controllare che quel meccanismo funzioni sempre correttamente. La seconda parte su cui tutti ci lucrano è l'estrusore. Ogni volta che succede qualcosa dentro al mio estrusore non lo devo cambiare. Sarebbe meglio pulirlo. Moltissime aziende vi vendono il blocco estrusore, quindi a un prezzo più alto del dovuto, perché così voi spendete di più. Cioè ogni tot vi ordinate il blocco estrusore e quindi 60, 100, 180 euro ogni volta li spendete, soprattutto se stampate tanto. Questa cosa io non la sopportavo, ho scelto di comprare degli estrusori montabili e smontabili. Io per esempio li rivendo tramite l'azienda, sono gli E3D, e questi estrusori possono essere puliti facilmente. L'unica parte quindi del mio hotend che si usura non è neanche l'ugello, ma è solamente il tubo in PTFE. Il tubo al PTFE si strozza un po' per la temperatura, si dilata un po' e il filo fa fatica a passare. Con gli estrusori che io per esempio utilizzo, sfilo il canettino PTFE, lo taglio bene, dritto, e lo rinfilo dentro. Quindi al posto che cambiare ogni volta tutto il componente, cambio una piccola parte. La cosa più soggetta ad usura si potrebbe pensare che sia l'ugello, ma con materiali sempre che io rivendo e che uso soprattutto per produrre, sono poco sporchi e non portano dentro troppi residui all'interno dell'ugello. Mi è capitato raramente quindi che mi si tappassero.
Ho cominciato a usare ugelli anche da 0,5 e 0,6. Con quegli ugelli lì è ancora più difficile che si tappino. L'unica parte quindi soggetta ad usura è il tubo in PTFE che entra. Basta toglierlo, sezionarlo e rimetterlo dentro. L'ugello, se usate del materiale buono, quindi rimane sempre quello o perlomeno per 6, 7, 8 mesi, un anno. E un'altra parte soggetta ad usura potrebbe essere una piccola guarnizione, cioè una piccola coroncina che tiene in pressione il PTFE all'interno. È una piccola guarnizione che a lungo andare potrebbe rovinarsi. È da vedere se si rovina il PTFE perché si sfilaccia o perché la coroncina proprio non tiene più. La CR10 ha un sistema di trascinamento del filo interessante, molto simile a tante stampanti che ho visto. L'unica controindicazione è che si usura il pomello d'ottone che c'è. L'ingranaggio di ottone o comunque di metallo che c'è si lascia un po' andare, di conseguenza bisogna o cambiarlo o mettergliene uno un po' più rigido, qualcosa che non si usuri trascinando del PLA. Noi utilizziamo PLA con dentro che polveri, per esempio, d'alluminio, quindi probabilmente si usurano un attimo di più. C'è una mollettina su tutte le stampanti 3D, quasi tutte, che premendo toglie la pressione fra cuscinetto e ingranaggio, quindi il filo può essere spinto dentro e tirato fuori a mano. Potete vedere l'ingranaggio come lavora e tiene in pressione il filamento e lo spinge dentro. Stampi veloce e stampi tanto, quell'ingranaggio lì si usura. Dopo parte un tubo al PTFE e a sua volta anche i cavi, e vanno a finire fino al blocco dell'hotend. Entra nell'hotend, il PTFE arriva fino in fondo, va imbattuta contro l'ugello, importantissimo, e sotto c'è un ugello. Questa qua è detto hotend. La parte che abbiamo visto prima invece che trascina il filo si chiama estrusore. Ragazzi, cercatevi stampanti aperte, stampanti in cui possa inserire materiali liberi, ovvero tutti quelli che trovo sul mercato posso inserirli, filamento tanto standard da 1.75, non cercate stampanti affermate o che vi sembrano grosse, perché da quello che abbiamo visto tendono a chiudere e a non farvi conoscere le cose. Se questi video ti sono piaciuti, metti un bel like, soprattutto condividilo, spero di riuscire a dare delle informazioni interessanti a tutti quelli che si avvicinano alla stampa 3D.